Buongiorno a te, presentaci i tuoi ospiti. Buongiorno Luca, buongiorno ai telespettatori di Rete8. Sì, abbiamo Patrick Gobadia, che è responsabile immigrazione della CGIL, e Marco Forconi, portavoce del comitato No Mercato Etnico. Hai detto bene, sono ultimati i lavori qui al mercato multietnico di Pescara. Noi siamo su Via Ferrari, dall'altra parte delle aree di risulta, dove c'è uno degli ingressi del mercato multietnico che sarà inaugurato dall'amministrazione comunale a breve. Una vittoria, dice Patrick Gobadia, non solo per i senegalesi e per gli extracomunitari, perché Patrick tiene a precisare che questo sarà un mercato multietnico. Ora ci dovrebbe essere però l'assegnazione degli stalli, l'assegnazione delle postazioni, Patrick. Sì, sicuramente sì, aspettiamo. Il mercato non è esclusivamente per i senegalesi. Il bando fatto dalla giunta comunale era aperto a tutti. Il mercato, come vedi il nome, multietnico, saranno venduti prodotti ecosolidali. Questo mercato, come dicevo anche prima, sarà un valore aggiunto per la comunità pescarese. E occupanti di questo mercato sono pescaresi, tutto effetti. Qualcuno però dice che le assegnazioni degli stalli, cioè al bando, hanno risposto più che altro extracomunitari senegalesi, in particolare pochi o quasi nessun italiano. Lei come la pensa? Comunque non sappiamo ancora i vincitori di questo bando. Se fosse così è stato risposto soltanto senegalese, mi viene da chiedere, gli italiani non vogliono mischiare con questa comunità? Mi viene anche da ragionare, forse c'è qualche razzismo strisciante, tutta quella la mia domanda. Lo chiediamo allora a Marco Forconi, che si dice contrario a questa forma di mercato multietnico. Forconi dice non per un fatto di razzismo, ma per quali ragioni? Ma innanzitutto dobbiamo specificare che quest'opera è stata realizzata con fondi comunali, grazie anche alla cooperazione finanziaria dell'ex giunta regionale per un totale di 250.000 euro. Inizialmente questo era un tunnel sotto via di Viera Pietra che è stato sottratto alla comunità pescarese per farne un mercato etnico. Adesso il problema sarà semplicemente capire e valutare come saranno sistemati gli stalli, qual è stata l'assegnazione, a chi verrà assegnato e quant'altro. Ovviamente mi auguro che, siccome è stato fatto tutto secondo norma di legge, sicuramente gli stalli saranno assegnati a persone corrette. Noi non possiamo fare alcun processo all'intenzione, questo è ovvio. Sappiamo benissimo che secondo delibera di giunta questo mercato è sperimentale per anni due. Vorrà dire che nel corso di questi 2 anni noi cittadini, associazioni, partiti e quant'altro, e la prossima amministrazione anche magari, vigilerà in maniera molto attenta affinché non ci siano fenomeni di contraffazione o quant'altro. Velocemente, lei ha detto: io non sono contrario al mercato in sé, ma vorremmo che gli extracomunitari, o comunque senegalesi o di altra etnia, fossero integrati negli altri mercati rionali. Sì, io ovviamente non parlo a titolo personale, parlo secondo quello che è il comune sentire oppure quello che è stato discusso nei vari consigli comunali. Cioè, mi sembra che non soltanto il centrodestra, ma anche altri movimenti che stanno dentro il consiglio comunale hanno espresso la volontà comunque di inserire i commercianti, gli operatori senegalesi o di altre nazionalità all'interno dei vari mercati rionali. Questa si chiama integrazione, cioè spalmare sul territorio tutte queste risorse che poi, come diceva il Gubadia, insomma è un valore aggiunto, sì, sicuramente un valore aggiunto quando noi riusciamo anche a sviluppare i vari mercati rionali con dei prodotti etnici, ma non certamente con prodotti che vedevamo magari anche già nelle vecchie bancarelle che si misuravano con la contraffazione, se non addirittura con qualche altro reato connesso. Luca, Patrick teneva a sottolineare Gobadia prima che saranno loro stessi i principali vigilanti affinché non si parli di abusivismo e affinché tutto rientri nelle regole. Mi sembra che ieri ci sia stata anche una riunione con gli altri componenti della comunità senegalese, non solo. Sì, questo sì, non bisogna avere questa paura. Abbiamo vissuto quel tempo di abusivismo
Questa volta un mercato legale, i prodotti saranno legali, anche le persone saranno in regola, anche comunità stesse che faranno parte di questo mercato saranno vigili insieme all'istituzione affinché non esista tutta quella paura che uno può vendere le cose contraffatte. Lo sanno tutti. Insomma, non un ghetto, hai sentito Luca, secondo Patrick, è la comunità, ma una forza aggiunta della città di Pescara. Non la pensa così Marco Forconi, perché dice queste persone dovrebbero essere spalmate negli altri mercati cittadini. Non so se hai una domanda da studio che vuoi porre ai miei due ospiti. Antonella, anche più che altro la volevo porre a te, perché il mercato è pronto, però non si hanno notizie sulla sua apertura. Intanto alle porte ci sono le elezioni, questo cosa significa secondo te? Guarda, dovrebbe essere aperto, inaugurato, mi stavano dicendo prima sia Forconi che Gubadia, entro aprile, vero, il mercato, sicuramente prima delle elezioni, Patrick? Sì, sicuramente prima delle elezioni, sì. Secondo lei perché finora non è stato inaugurato? Ma secondo me perché fino adesso c'è stata una protesta molto, molto insistente e ovviamente se ne guarda molto bene l'amministrazione. Che io sappia ci sono anche delle crepe all'interno della maggioranza su questo mercato etnico. Ovviamente, ripeto, noi non possiamo fare un processo di intenzione, però da quello che, secondo un sondaggio percettivo, noi pensiamo che il 70-80% della popolazione pescarese è contrario. Mi voleva, prima però mi stava dicendo Forconi che voleva lanciare un messaggio e io voglio rapidamente che lo faccia. Sì, io volevo lanciare un messaggio assolutamente distensivo, un messaggio formale, però noi sappiamo benissimo che in un'epoca dove gli esempi contano tanto, soprattutto mediati anche dalla televisione e dai giornali, secondo me, ripeto, in un periodo di forte tensione razziale, perché questo sta succedendo in Italia, io volevo stringere la mano a Patrick Gubadia e invitare tutti quanti i cittadini italiani e stranieri che sono residenti a Pescara, in Abruzzo, in Italia, comunque a mantenere la discussione sempre nell'ambito civile, perché soltanto con la condivisione e con la reciprocità che poi ci si può confrontare, con la violenza non si supera alcun ostacolo. Gubadia, immagino che condivide. Sì, condivido assolutamente sì. E allora? Bene Luca, con questa stretta di mano, nonostante le posizioni divergenti, io ti restituirei la linea, poi torneremo a parlarne in uno speciale, torneremo a parlare appunto del mercato multietnico di Pescara con interviste integrali sia a Patrick Gubadia, responsabile CGL Immigrazione, che a Marco Forconi, comitato no mercato etnico. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.